Amici, non so voi che effetto fa, ma per me pensare di ritornare sui vostri schermi e quindi a registrare un video in montagna è una grandissima emozione, perché non lo facevo da mesi e probabilmente chi mi segue con più affetto e frequenza se ne sarà accorto. L'ultimo video che ho registrato in montagna risale praticamente a novembre. Oggi invece siamo al 26 di gennaio, quindi insomma ne è passato di tempo molto più rispetto a quanto vi ho abituato nell'ultimo anno, perché uno dei miei obiettivi del 2023 infatti era quello di riuscire a pubblicare un video ogni settimana, e devo dire che sono riuscito a farlo per 12 mesi consecutivi alternando video lunghi o video brevi. Però poi purtroppo da fine settembre in avanti è stato necessario fermarmi, e questo video serve anche a spiegarvi perché e perché finalmente adesso invece sono ritornato finalmente in montagna. Innanzitutto vi dico che la giornata di oggi non ha una meta ben definita, o meglio ce l'aveva fino a pochi minuti fa, perché avrei voluto raggiungere il rifugio Guggiati Sertorelli se fossi riuscito a salire in macchina fino all'Alpemara. Però nonostante il pandino sia fantastico, 4x4 e tutto il resto, la strada comunque era troppo ghiacciata, quindi fatti un paio di tornanti, vedendo che scivolava comunque, ho detto inutile rischiare, quindi mi sono fermato più o meno a quota 1300 metri e da qui adesso vado un po' in su. Sono passato per Daung Chan o da Vaglione Piano per chi non è di queste zone, e vediamo, io cerco di salire zona Alpemara, ma comunque non è importante la destinazione, l'importante oggi era tornare a fare con piacere quello che facevo agli inizi di questo canale YouTube. Infatti ho uno zaino stracolmo di attrezzatura, mi sono portato di tutto, tra cui il fornelletto, perché ho intenzione di provare una novità. Giornata super calda oggi. Sono partito che c'era ancora l'ombra giù nel bosco, ma infatti i primi 10 minuti, un quarto d'ora, mi sono già dovuto spogliare. Ripeto, siamo a fine gennaio, ci sono più di 10 gradi qui. Io così ho già caldo. E per gli interessati, comunque sto seguendo il sentiero 371, ha un botto di destinazioni differenti. Vediamo poi fin dove mi va di salire. Comunque all'Alpemara ci sono arrivato e ci ho messo anche meno del previsto, quindi io direi che salgo ancora un pezzetto. Non so se riesco ad arrivare al rifugio, andiamo anche a vedere come sono le condizioni del terreno più su, però sono solo le 11:30, quindi almeno una mezz'oretta ancora salgo. Ecco, qui il terreno è cambiato come pensavo. Un po' di neve, crostosa, e quindi non credo di aver voglia di salire fino al rifugio se è tutta così. C'è una casa qua davanti, mi sa che mi fermo qui. Direi che posso accontentarmi, dai, praticamente 600 metri di dislivello fatti, e per essere appunto considerata la prima uscita del 2024 direi che va più che bene. Ora che sono finalmente giunto alla mia destinazione posso anche raccontarvi del perché sono mancato questi mesi. Allora, fortunatamente non è niente di grave, però cosa è successo? A fine settembre ho fatto una corsa al termine della quale mi è saltato fuori un problema al ginocchio. Ve ne avevo già accennato in quei pochi video che ho pubblicato nelle ultime settimane, proprio così sporadici. Mi è preso un'infiammazione a questo ginocchio che non passava più, nonostante io abbia fatto un bel periodo di riposo, praticamente un mese. Quando ho provato a tornare a correre facevo 3-4 km e saltavano fuori i dolori. A camminare fortunatamente non avevo problemi se lo facevo in piano, a fare le camminate in montagna
purtroppo in discesa mi saltava fuori di nuovo questo problema. Quindi dopo un po' ho deciso di rivolgermi a una professionista, sono andato a farmi fare dei trattamenti di fisioterapia, in seguito ai quali è stato necessario ancora un periodo di fermo, proprio riposo assoluto. In totale sono passati praticamente 3 mesi e solo dall'inizio di gennaio ho deciso di provare a ricominciare a fare qualche uscita di corsa di pochi chilometri e ho notato dei miglioramenti. Adesso non voglio dirlo troppo ad alta voce perché mi ha fatto un po' paura questo periodo di fermo, perché vedevo i miei obiettivi del 2024 allontanarsi sempre di più, perché come sapete io sono appassionato di montagne, di cammini e di gare di trail running ultimamente, e quindi mi ero già prefissato l'anno scorso che cosa mi sarebbe piaciuto fare in questo 2024. Ho delle gare che mi piacerebbe fare e spero di riuscire a recuperare in tempo per prepararle e quindi poi parteciparvi, e ho anche dei cammini in programma da fare insieme a Benny, quindi io spero che tutto andrà per il verso giusto. Ci sto andando con calma in modo tale da lasciare tempo al mio corpo di riprendere un po' il ritmo e dai, speriamo che vada tutto bene. Purtroppo questo periodo ha influenzato un po' anche il mio umore, quindi nonostante io abbia sì fatto delle piccole uscite in montagna con Benny a quote basse nel bosco, non avevo più quella voglia di pubblicare video perché non mi sentivo lo Yuri di sempre, o lo Yuri al quale, diciamo, vi ho fatto abituare con i video che ho pubblicato fin qui. Quindi è stato giusto così, forse, fermarsi un attimo, e adesso vorrei tornare più carico di prima, e questo, diciamo, è il primo video del 2024. Vi prometto che ne arriveranno anche altri. Adesso però è arrivato il momento di farvi vedere che cosa mi sono portato da mangiare oggi. Come vi dicevo all'inizio, sono tornato a utilizzare il fornelletto. Questa volta niente gnocchetti, niente raviolini. Siccome sono dovuto andare in Decathlon a prendere la bombola del gas nuova, mi sono imbattuto nelle cosiddette buste di cibo e quindi ho deciso di provare questa. Riso col pollo al curry, non ho mai provato nulla di preparato in busta, vediamo come viene. Ovviamente si alza il vento proprio nel momento in cui io devo accendere il fornelletto, quindi sfrutto questa sorta di capanno. In teoria poi dovrò riempire fino alla riga 5 e vediamo cosa salta fuori. Mentre l'acqua si scalda, devo dire anche questo, che devo ringraziare Alpen Plus perché anche quest'anno ha deciso di rinnovare la collaborazione con me. Infatti oggi sono vestito praticamente da capo a piedi con i loro prodotti che mi hanno mandato per questa stagione autunno-inverno 2024, solo che io, appunto, non avendo fatto uscite in montagna, non ho avuto modo di provare il materiale come mi piace fare prima di parlarvene, e quindi con un po' di ritardo, ma uscirà nelle prossime settimane anche una video recensione di quello che mi hanno mandato. Vediamo un po' qua come siamo messi. Quasi. Si dà una rimescolata. Dirò, io ne aggiungo ancora un pezzettino. 10 minuti ed è pronto. 10 minuti passati, dovrebbe essere pronto. Andiamo alla prova assaggio. Profumo ci sta, si sente il curry. Cotto, mi sembra cotto. Che bomba! Non so quanto sia chimica questa roba, ma bomba. Non buono come quello che faccio io, però approvato. Comunque gran bella giornata oggi, neanche una nuvola, e vediamo Monte Canale bello innevato lì sulla destra, mentre sulla sinistra il mitico Monte Rolla, il monte al quale sono più affezionato. Giù là in fondo si vedono i monti, quelli che stanno sopra al lago di Como, per intenderci. E poi c'è lui, il legnone imbiancato, come del resto praticamente tutta
tutte le cime delle Orobie Valtellinesi. Eccole là. Su là non so se riuscite a vederlo, ma si vede anche il tetto del rifugio Gugiatti, dove in teoria sarei dovuto arrivare, magari la prossima volta. Il video di oggi quindi era anche un modo per riprendere un po' il ritmo con le mie pubblicazioni su YouTube e con le uscite in montagna, quindi io spero che vi sia piaciuto avere delle novità su di me e soprattutto sapere che mi impegnerò nei mesi a venire a tornare a pubblicare con una certa frequenza nuovi video. Ora non vi posso garantire un video a settimana come è stato l'anno scorso per un sacco di mesi, però sicuramente cercherò di incrementare le mie uscite, così poi da farvi vedere anche voi cosa faccio, cosa combino. Questo che vedete è il mio tag Instagram, se volete potete andare a seguirmi anche lì, oltre che a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e lasciatemi un commento, fatemi sapere cosa ne pensate, se anche voi state facendo delle uscite in montagna dove ve ne andate di bello, così io poi prendo ispirazione per le prossime uscite. E ci vediamo, non posso dire mercoledì prossimo con un nuovo video, ma ci vediamo presto con un nuovo video.